Sergio Donadoni, classe 1914, quindi di 2 anni più giovane di Contini, si perfezionò qui alla scuola nel 1935 e immediatamente dopo il perfezionamento si recò come Contini a Parigi per 2 anni di borsa di specializzazione. A Parigi incontrò Contini e oggi ci fa il grande regalo di una rievocazione del periodo parigino vissuto anche in compagnia di Contini. Il professor Donadoni, che è stato squisito nel accedere alla richiesta di questo ricordo, era anche intenzionato ad essere presente oggi. Negli ultimi giorni, per ragioni familiari, ha ritenuto di non poter venire a Pisa, alla scuola che era stata anche sua, e però ci ha inviato il testo e ho pensato quindi che fosse simpatico farlo leggere, lui non è Sergio Donadoni naturalmente, farlo leggere a Riccardo Contini, che tra l'altro è stato anche l'intermediario nei rapporti con il professor Donadoni. Quindi grazie a Riccardo e grazie in absenza a Sergio Donadoni. Grazie Claudio. Allora, soltanto rapidissimamente, io pago il peccato originale di essere stato il committente di questo testo dal professor Donadoni, che io conosco da moltissimo tempo, non solo per ragioni di famiglia, ma anche per la mia ragione professionale di orientalista, no? Quindi mi è capitato che il primo periodo del mio insegnamento in Sapienza coincidesse con l'ultimo suo nel Dipartimento accanto. E io so benissimo di non essere in grado di sostituire la verve straordinaria che Sergio Donadoni ha tuttora, e la brillantezza mai appannata, la prontezza dei collegamenti e così. Devo soltanto specificare che la circostanza familiare che lo tiene lontano da questa occasione è una circostanza lietissima, perché si sposa una sua figliola, questa è l'unica ragione. E allora faccio del mio meglio per sostituire la sua voce. Sentirete che il tenore del suo testo è molto più toscano dell'esecuzione che ne darò io, perché nonostante lui sia meteco a Roma da moltissimi anni, Pisa è la città qui dove è cresciuto, ha studiato e dove conta moltissimi amici anche al di fuori del perimetro della sua professione di egittologo, teneva molto che io la salutassi per conto suo e che salutassi per lui anche la sua normale. Non saprei dire in quale giorno e in che occasione, ma comunque all'inizio del 1935 ci siamo incontrati, Contini ed io. Eravamo tutti e due venuti a Parigi, io dalla Normale e lui dal Ghislieri, tutti e due per continuare ciascuno il suo studio affidandoci a illustri maestri francesi. Fui immediatamente impressionato da quel ragazzo intelligente, come subito lo presentai in una lettera a casa. Da allora ebbe inizio un'abitudine agli incontri, che furono poco meno che quotidiani e che fecero germogliare e fiorire una festosa amicizia che accompagnava molto dal nostro tempo libero, impiegandolo in comune. Io abitavo alla Cité Universitaire, alla Porte d'Orléans. Contini aveva invece una stanza in una casa privata, subito dietro la Sorbona, in cui, si diceva, aveva vissuto Verlaine, quanto Contini in questo. Ma anche se partivamo da basi distanti, gli incontri erano facili sul luogo di lavoro, le sale delle Hautes Études alla Sorbona e il Collège de France. È così che spesso andavamo insieme a mangiare, ma soprattutto che potevamo pianificare un impiego comune del tempo libero. La Semaine à Paris era l'autorevole nostra ascoltatissima guida a mostre, concerti, cinema, la opera di 3 soldi che così vedemmo nelle 2 edizioni gemelle che ne aveva dato Pabst, una con attori tedeschi, una con attori francesi. Aveva per Contini raggiunto la perfezione. Teatro, da Aristofane a Shakespeare al Vieux Colombier con Copeau, conferenze, ne ricordo una bellissima delle Corbusier, mentre il fatto che non l'avessi tempestivamente avvisato di una di Unamuno corrucciò molto il mio amico. E l'aerea leggerezza della danza di Serge Liffard o la recita studentesca di Aucassin e Nicolette. Ma quel che arricchiva tutte queste esperienze per me era la conversazione di Contini. L'ho sentito parlare con Glauco Natoli, che veniva di tanto in tanto a vederci dalla Strasburgo dove era lettore,
e l'ho visto con il gruppo di letterate che immaginavamo con lui, che immaginavano con lui il piano per l'imminente uscita di letteratura. Io, dal di fuori, restavo ad ascoltare e mi stupivano la padronanza, la precisione, l'ampiezza di informazione con cui Contini si muoveva nella produzione letteraria dei nostri tempi e che io sommavo alle simili doti che gli conoscevo per la letteratura antica, a cominciare dal suo Bonvesin, ancora fresco nel suo interesse. Ma altra cosa era per me il chiacchierare con lui quei pomeriggi domenicali, seduti al Dupont, il caffè davanti alla Sorbona, o ancora meglio, vagabondando per le vie della città, a tutti i suoi livelli, dal Montmartre al Marché aux Puces. Ci aveva visto, appoggiato a terra, un utriò, lo aveva indicato col piede, e di questo quanto volete? 600.000 franchi. Io, in fondo, mi tenevo alla città osmaniana. Contini conosceva tutto e sapeva vivere e comunicare bene il fascino della topografia minore, quella dei passage, del vico degli strami, dell'appassito vicolo in discesa, fino al fascino dei semplici nomi, Rue du Chat qui pêche. Il suo discorso si offriva come un attraente esercizio, forzandomi a cogliere le citazioni, le allusioni, i giochi etimologici che si inseguivano e si sommavano in una festosa, vivace, attraente, rutilante frequenza. C'era, certo, anche in questo un certo gusto per, direi quasi, mascherarsi dietro il suo linguaggio, un po' come quando in un ristorante ungherese che frequentavamo si fingeva, e non so più perché, turco. O come quando, scegliendola fra molte altre, aveva comprato una maschera che aveva i tratti di Herriot, sedeva applicata al volto e dalla finestra della scuola privata Jeanne d'Arc, sua dirimpettaia, le ragazze ridevano entusiasmate. Ma certo, quel che più ci incantava e ci univa era il flâner per la città, la Parigi che sempre più ci innamorava di sé. In questa luce va vista l'ambiziosa decisione che prendemmo insieme quando acquistai una piccola macchina da presa, girare un documentario nostro della Parigi che era quella nostra, inedita, che ci affascinava. Decidemmo di cominciare dalla Villette, il porto sulla Senna. Di quell'inizio mi è restata una descrizione minuziosa, che è una lettera alla madre, che elenca tutti i momenti della ripresa e chi dei due abbia girato che cosa e perché e a quale scopo cinematografico lo avesse scelto. Fu una densa mattinata, ma nella mia relazione c'è anche il pomeriggio che abbiamo poi passato nella banlieue. È una testimonianza di che cosa e con quali occhi vedessimo il mondo in cui agivamo. Qui c'è l'autocitazione, appunto, di questa lettera. Finito di girare, tutti e due eccitati ci siamo messi a sedere in un caffè ad ammirare il passeggio bevendo un cappuccino. Poi ci siamo spinti in banlieue. È la prima volta da quando siamo a Parigi e abbiamo avuto fortuna. Era giornata di fiera nel viale che è Pantin, nel marciapiede a destra, e Aubervilliers in quella a sinistra. Noi abbiamo optato per Pantin e abbiamo goduto l'aria di paese della banlieue. Parigi sembra lontano chilometri e chilometri, le case piccole e provinciali, la gente vestita in modo strano. A mezzo chilometro più in là tutto è città, qui tutto è provincia. Gli uomini portano scarpe gialle, stranamente aguzze, e caschette piene di distinzione. Le donne hanno un'aria imbambolata e un maquillage inverosimile. E sui marciapiedi c'è un senso di fiera di paese. Statue in alabastro nero, su zoccoli di alabastro bianco, di elefanti e donne nude, quadri storici, come la signature dell'Armistice, con i nomi delle personalità nel riquadro. Uno aveva un museo di calli, di ognuno dei quali urlava le generalità. Corps des cinq ans, extirpé, corps des dix ans, brandendo delle forbicine con le quali presentava il pezzo in discussione. C'erano grandi grappoli di scarpe gialle e di scarpe di cuoio come pirografato. Uno risuolava surplus le scarpe di gomma e dappertutto un avviso in tutte le dimensioni. Divorce rapide. S'adresse au numéro 72 du boulevard. Consultation 100 francs. Quello c'è anche quando non c'è fiera. Per 2 franchi abbiamo comprato un grosso cake aux fruits e ci siamo nutriti perché avevamo fame. Poi abbiamo visto una venditrice di barche e Contini è impazzito. L'ho convinto ad aspettare per prenderne una al ritorno e la donna ha detto che gli uomini erano toujours comme ça, fanno delle promesse creando delle illusioni e non mantengono. Contavamo di darle una doppia soddisfazione al ritorno, mostrandoci di parola vera, ma non abbiamo potuto. Al suo posto c'era un uomo che non si è punto rallegrato di vederci. Ho fatto dono a Contini di un bastimento grande mezzo palmo, tutto irto di vele viola. Andando in su siamo arrivati fino alla chiesa di Pantin e speravo di sentire un pezzetto di vespro in ambiente semirustico, ma era vuota. Solo sulla porta, su un battente, c'era l'annuncio di un pellegrinaggio.
Sull'altro battente non si sa se a supporto o in opposizione la réclame di un grand drama policier. Le train fantôme, circondata da fotografie con commento «Va-t'en, va-t'en, ne me touche pas!» Si capisce com'è che la chiesa fosse vuota. Il ritorno è stato un trionfo per Contini, che incuriosiva tutti con la sua barchetta, finché alla porta di Parigi abbiamo incontrato una specie di roulette. Ho puntato una volta per me e una volta per Contini, che non ha voluto giocare. In tutto 50 centesimi e ho vinto una tavoletta di cioccolata. C'era una vera aria di allegria. Appena trovato un metrò siamo tornati in città. La sera ero stato invitato a cena dai genitori Contini che partivano il giorno dopo. Dovrei forse ora chiedervi scusa per la patina così vistosamente autobiografica che colora la mia memoria, ma non avrei altrimenti saputo o potuto ricollocare quel Contini del 1935 nella Parigi che vivevamo con quasi avida passione. Eravamo giovani insieme. Grazie. Ringraziamo ancora Sergio Donadoni per questo ricordo veramente incantevole e Riccardo per la sua lettura. Ora possiamo passare nella sala del ballatoio attigua, dove abbiamo esposto, come anticipavo, qualche documento della presenza di Contini alla scuola o dei suoi rapporti con personalità che hanno avuto un ruolo nella scuola. Siccome l'ambiente non è grandissimo, dico solo due parole di introduzione ai documenti che vedrete e comunico anche che dalle 14.30 alle 15 sarà ancora possibile, per chi lo desiderasse, magari con maggiore distensione, visitare l'esposizione. Troverete due registri autografi di Contini, uno relativo a un corso a un seminario che tenne per invito di Luigi Russo nel 1949, e poi il registro del primo corso ufficiale nel 75-76, quando si trasferì da Firenze alla scuola. Tra l'altro, da quel corso nacquero due contributi a stampa che sono anche esposti: l'articolo sul canzoniere di Heinz Hideln per la parte propriamente romanza del corso e invece un commento a Baudelaire che traeva spunto dalla lettura che Contini aveva fatto in quel corso del saggio su Le Chat di Baudelaire in Question de Poétique di Jacobson. Sono poi esposte alcune lettere di Contini a personalità, come accennavo, rilevanti per la scuola, in particolare Michele Barbi. Contini gli scrisse soprattutto nel 1938, come è facile immaginare, l'anno del comando alla Crusca e anche dei suoi viaggi a Pisa per l'incarico di francese. Sono esposte quattro lettere, in totale sono nove le lettere a Barbi. Una è quella che citavo nella mia relazione, in cui si parla del commento alle rime di Dante. Segnalo in particolare un'altra delle quattro, che mi sembra interessante perché denuncia come Barbi fosse dovesse aver chiesto a Contini, il Contini esperto di librerie antiquarie francesi, come potesse procurarsi le edizioni de l'Ombre di Bédier nelle varie redazioni che evidentemente costituivano in quel momento un oggetto di interesse per lui. Ci sono poi due lettere a Mario Fubini, del quale Contini fu il successore alla scuola, oltre ad essere stato con lui in relazione da tempo, in particolare negli anni travagliati della condirezione del giornale storico. In un breve biglietto, come vedrete, si accenna a Montale, comunicando a Contini che Montale sarebbe stato un lettore appassionato della filologia, cito, foscoliana di Fubini. Nell'altra invece si parla di Pizzuto in relazione al ventilato conferimento da parte dell'Accademia
dei Lincei di un premio che poi non ebbe seguito. E infine ci sono due lettere di Contini a Garin, che era stato suo collega naturalmente alla Facoltà di Lettere di Firenze e poi fu suo collega qui alla scuola, che anche sono due documenti mi sembra rilevanti, in uno dei quali in particolare si tratta di un importante amico comune, Aldo Capitini, che in quel torno di tempo cercava una collocazione accademica più adeguata e i due si stavano muovendo. Desidero ringraziare chi mi ha aiutato nell'allestimento, in particolare il personale dell'archivio della scuola e della biblioteca della scuola, dove questi documenti sono conservati, e Fiammetta Papi, che ha scritto i testi di commento. Grazie, ci rivediamo poi dopo la visita nel pomeriggio alle 15 per la continuazione dei nostri lavori. Prego.